Buongiorno, come siamo stanchi? Siamo stanchi? Siamo stanchi noi, si rotola. Si rotoli, siamo stanchi? Ragazze, mi sto preparando il pranzo leggero in prospettiva di stasera, grande abbuffata sushi. Ma cosa fai? Ma smetti, mamma! Vuoi giocare? Ragazzi, mi sto facendo un po' di petto di pollo e voglio provare questa piadina integrale, che però si è tutta rotta, e soprattutto mi sono accorta che non ho l'insalata. Volevo fare tipo pollo a pezzetti con insalata, tipo finto kebab, ma non ho l'insalata. Adesso mi ingegno su cosa posso metterci. Mi sto detossificando alla grande in questo periodo con tutta la linea Tropical di Fitvia. Erano finiti, c'è il Tropical, praticamente uno dei miei gusti preferiti, ed è quasi finito, quindi non potevo restare senza. E mi sono presa un'altra busta e ho preso tutto il set, quindi ho preso i muesli, che li mangio sempre a colazione, sono buonissimi, poi sono i più buoni tra i muesli che ci sono sul sito Fitvia. Per me sono i preferiti, perché c'è la banana e il cocco che è super croccante, anche le fragole, l'avena, sono sani e buoni. E sto facendo praticamente, per detossificarmi post Pasqua, sto facendo colazione con questi, i Tropical, e invece e bevo il tè Tropical ovviamente, e a merenda mangio una di queste barrette Tropical, sono buonissime ragazze. E poi prendo le Detox Cups, queste qua sono praticamente ricche di spirulina, quindi aiutano tantissimo a drenare, quindi se avete mangiato troppo è l'ideale. Intanto mi chiedete sempre: Carlita, consigliaci qualcosa, qualche trucchetto per perdere qualche chiletto dopo Pasqua e prima dell'estate. Io vi consiglio tutto questo set, ragazze, credetemi, è favoloso. E poi così avete tutto, cioè avete la colazione con i Tropical, con magari un po' di latte vegetale, e poi vi bevete il Tropical. Il pomeriggio vi mangiate una di queste barrette per spuntino che hanno la spirulina, che è super drenante e sgonfiante, e vi bevete un'altra tazza di tè Tropical. E poi vi prendete queste qua, le Detox Cups, che anche queste sono veramente fenomenali, soprattutto per sgonfiare la pancia ed eliminare la cellulite. Poi magari ci potete abbinare anche queste altre cups, perché io le ho tutte, le uso tutte queste qua di Fitvia. La differenza è che sono tutte naturali, quelle anticellulite servono proprio per eliminare la pelle con i buchetti, proprio con la cellulite, la ritenzione, quindi sono ottime. Queste vi ho detto per drenare tantissimo e sgonfiarvi, quindi perdere qualche chiletto. E anche le Slim Cups, queste sono quelle alla garcina e tè verde, quindi aiutano proprio a dimagrire. Ovviamente se le prendete tutte e tre fate un'azione combinata che è molto più efficace, quindi io ve le consiglio. Io di solito le prendo tutte e tre, poi ovviamente vi regolate voi in base all'obiettivo che volete raggiungere. Comunque vi giuro che adoro questi prodotti. E vi ricordo il mio codice sconto, che è Carlita10. Se ordinate sul sito Fitvia con questo codice avrete lo sconto, e i prodotti vi arrivano in pochi giorni, e così siete pronte per l'estate e per la prova costume, ragazze, perché veramente non si può arrivare in estate così, col gonfiore ancora dei casatielli e delle uova di Pasqua. Io tra l'altro ho ancora l'uovo di Pasqua. Voglio far vedere che qua dentro c'è anche pezzettini di arancia. Questo è buono perché sa di ananas. Cioè, la cosa bella di tutto questo set è che il Tropical contengono ananas e spirulina, che sono due ingredienti anticellulite e super drenanti. Sapete, no, che l'ananas è famosa per essere bruciagrassi eccetera. Questi sono a base di ananas e spirulina e hanno un sapore buonissimo. Questo tè Tropical è uno dei miei preferiti in assoluto, sa di ananas, è fresco, di mango, è molto molto buono. Adoro veramente, questi li adoro, questo lo adoro, le barrette le adoro, è tutto, ha un buon sapore proprio, oltre che essere efficace. Quindi comprate da Fitvia col codice Carlita10. Se poiché l'insalata è finita, ho messo una zucchina a volo, un po' di curry, e adesso farò dei rotolini, rotolini un po' rotti, di piadina integrale e zucchine e pollo. Ne prendo due dopo pranzo. Sì,
invece poi volevo dire che finalmente su Carità Shop ho inserito la crema corpo all'acido glicolico che mi avete richiesto in tantissime, questa qua di Alchemilla. Noi già avevamo quei prodotti per il viso che vanno tantissimo per schiarire le macchie, per eliminare le imperfezioni, e ho inserito anche questa qua che è straconsigliata per le smagliature. Quindi se avete problemi di smagliature, rilassamento cutaneo o comunque state facendo una dieta, questa è ottima, proprio specifica per tonificare la pelle ed eliminare le smagliature, prevenirle e anche eliminare quelle già presenti. La trovate su caritashop.com assieme agli altri prodotti sempre della linea glicolica. Adesso ve li faccio vedere. Sono questi qua tutti i prodotti. Noi già avevamo la crema, questa qua al 12%, abbiamo inserito quella al 3% che è un po' più delicata, quindi il trattamento viene in questo modo. Prima si fa il pretrattamento acido, che praticamente è tipo un tonico, un fluido che viene applicato sul viso, poi dopo si applica la crema viso. Se avete più imperfezioni, più macchie, più diciamo problematiche, usate questa al 12% che più esfoliante, altrimenti usate questa al 3%. E poi questa è una crema viso iperidratante che ha anche la protezione solare, che quindi la potete usare di giorno. Quindi una di queste la usate la sera come effetto peeling, schiarente per le macchie, contro i brufoli, le imperfezioni, per illuminare il viso, eliminare tutti i segni post acne eccetera, e di giorno mettete questa che vi protegge dal sole. E in più c'è la maschera, che è sempre glicolica, che va fatta due volte a settimana. E in più io ho inserito su Carità Shop dei prodotti, ragazze, che sto provando da un sacco di tempo, all'acido ialuronico e all'aloe. Ve li voglio far vedere perché sono veramente ottimi. Sono questi quattro prodotti, vengono così, sono veramente belli, ragazze. Allora, in pratica io l'ho provati in anteprima, sono di Nakomi, e dopo averne constatato veramente l'efficacia e la qualità, ho deciso di inserirli sul mio shop, quindi li potete già acquistare. Sono veramente fenomenali. Allora, questi qua all'aloe sono indicati proprio per le pelli acneiche molto grasse e impure, sono molto purificanti, hanno una concentrazione altissima di aloe. C'è sia il gel, che è molto fresco e leggero, e sia la crema. Questa è una crema perfetta oil free base trucco per pelle miste e grassa, anti impurità, che potete usare tutti i giorni. E poi c'è il gel all'acido ialuronico puro, visto che quello di Alchemilla l'ho comprato in tantissime su Carità Shop, ne ho inserito un altro. Questo è molto simile a quello, è veramente buono, un gel di acido ialuronico puro che va benissimo per tutti i tipi di pelle e va usato sotto la crema ogni giorno, mattina e sera. E questa è la crema all'acido ialuronico, che è veramente ottima, previene le rughette, distende la pelle, illumina il viso. Sapete, le proprietà dell'acido ialuronico sono veramente infinite, da una compattezza al viso, comunque eliminano tutte le imperfezioni. Quindi questi quattro prodotti ve li straconsiglio. E poi altri due prodotti nuovi che ho inserito sono questi qua, lo shampoo e il balsamo alla cheratina. Ragazze, sono troppo carini e sono belli, io li sto usando già da un po' e mi piacciono troppo. Sono molto rinforzanti e ristrutturanti, di Nakomi, sono sempre naturali, a base di ingredienti naturali, a base di cheratina, sono molto buoni. Poi mi piace tantissimo il pack con questo dispenser. Poi ho inserito anche questo qua, questo è un detergente intimo al tea tree, che io lo volevo da un sacco di tempo, un detergente molto purificante e buono. E poi questo ve lo devo troppo far vedere, questo è scrub and wash nuovo al mango, perché voi amate gli scrub and wash come me. Ho inserito questo, adesso lo apro, bella consistenza. Questo praticamente è scrub and wash, è tipo una mousse che si usa sotto la doccia, a contatto con l'acqua diventa una mousse cremosa che praticamente ti esfolia e ti lava allo stesso tempo. Quindi c'ho scrub and wash, noi ne abbiamo di diversi gusti. Questo al mango è nuovo, vi giuro, fa un profumo, e c'è anche la mousse al mango che potete usare come crema dopo la doccia, vi giuro fa un profumo buonissimo, lo adoro, vi invoglia di mangiarlo. C'è quello storico banana e cocco, che anche amate tantissimo, e poi c'è quello all'anguria, che ce l'ho nel bagno. Comunque sono tutti buonissimi, ragazze. Questo al mango mi sa tanto di estate, è troppo bello e fresco. Un'altra cosa troppo bella che ho inserito sono queste qua, queste sono le maschere peel off, sono troppo carine, che praticamente non vedevo l'ora di inserire, perché ho tante maschere su Carità Shop ma non ho ancora queste peel off, cioè praticamente che le metti e poi le rimuovi, si induriscono.
e vengono assieme allo shaker, cioè vendiamo anche lo shaker su Carità Shop, eccolo qua, che praticamente tu ci metti la tua maschera con l'acqua, shakeri e così ti prepari la tua maschera. Sono troppo belle e vi devo assolutamente fare qualche video, vi voglio fare un video in cui ve le mostro all'opera. Comunque sono bellissime, c'è tipo questa all'acido ialuronico, questa all'argan, questa qua alla sabbia di Bora Bora, comunque sono tutte buonissime. Quando le togli vengono via tutti i punti neri, quindi adoro. Comunque adesso mi devo preparare per andare al sushi e mi devo abbuffare. Chissà chi vincerà la sfida sushi. Ragazzi, buonasera, siamo al sushi oggi, che ne torniamo. Sì, pure i nostri amici. Allora, stasera la sfida si fa dura perché siamo a un nuovo sushi e soprattutto ci sfideremo con due concorrenti. Eccoli qua, le facciamo eccoli, i nostri amici si sfideranno con noi e vediamo, ma io penso che vinceremo noi sicuramente, cioè, sono pivellini questi ragazzi. Noi faremo quante ordinazioni? 34, facciamo la sfida, penso che il tavolo sarà grande. Infatti la cosa bella è che è carino con i piatti, il bicchiere, questo qua io non capivo cosa fosse, è un bicchiere. Va bene, questo è su zuppa e latte. E quindi niente, abbiamo fame, avete fame ragazzi? Io siete pronti? Pronti per la sfida? Yeah, primo, vai. Sottacchito. Vabbè, aspettiamo prima tutto. Iniziamo con wakame e edamame. Mettiamo la sfida, è solo due, ma è solo due. Due giri, cioè, no, vabbè, ve li ha persi. Ragazzi, la seconda sfida è questa. Questi sono spaghetti di soia. Vai, buonissimi. Appena arrivate anche le nuvolette. Dai, che siamo solo all'inizio, ragazzi. Ah, ragazzi, non iniziate a lasciare le cose che perdete la sfida, eh. Noi già abbiamo mangiato tutto. Questo è con le noccioline e questo è, secondo me, piccante. Buon appetito. Sashimi, sashimi, la sfida continua, ragazzi, mangiate tutto, mi raccomando. Amore, tu. Ragazzi, Carla ha perso perché ha rifiuta, non ce l'ha. Noi stiamo ancora in gara. Noi stiamo ancora in gara, amore ovviamente ancora in gara. E io ancora tanta fame e già parliamo del gelato di dopo. Lei già sta al gelato. Tipo panino. Amo, questi qua sono battute. Perché? Mamma, mi mangiate come porchi, assurdo. Bene, noi stiamo continuando a mangiare, amore, ce la possiamo fare. Adesso la sfida è tra me e te. Pivellini. Dario perde. Dario perde. Marcello ha superato tutto. In una bici che me gliela todo lado. Un balenato. Tieni, Carlita. Cioè, ma che è che sono diventati? Non è la spazzatura. Cioè, noi addirittura mangiamo anche il piatto loro. Cioè, amore, facciamo proprio pena. Andiamo schifo. Noi non ce la facciamo più, basta. Noi ce la facciamo, sì. Amore, winner is Carlita. Yeah, ho vinto, ragazzi. Sono molto fiera. Sì. Ragazze, siamo venute anche a mangiare. Quale? Si è spento il gelato. Perché siamo venuti anche a mangiare gelato perché siamo proprio dei porci. E la cosa bella è quando i tuoi amici, tu vai a mangiare con loro e loro ti dicono che sei un porco, hai vinto la sfida. Ma non sanno che in realtà tu hai ancora tanta fame, vero amore? Sì, c'è pure la pizza. Comunque, vi piacciono questi orecchini? Capite a me, guardate come sono belli, sono stupendi. No. Comunque ragazze, guardate che bel biglietto. Aspetta amore, devo far vedere questo biglietto. Che dice che mi è uscito dal biscotto e la fortuna è stupendo. E dice, devi avere coraggio e rischiare qualcosa. Amore, che ne pensi tu? Bisogna penso sempre avere coraggio e rischiare la vita. Bello, ragazzi. Ragazzi, se non rischiate nella vita, mio, non succederà mai nulla. Avrai comunque molti cambiamenti nella vita. Prima di metterti a riposo. Ma quando tu mai ti metterai a riposo? Nella comunque bar. Sono i nostri amici, poi ci chiamano, dobbiamo andare. Com'è questo gelato? Che ne pensi? Buono? No?
amore, il tuo con 80 kg di roba sopra, com'è? Buonissimo. Marco, il tuo com'è? Preferivo il giapponese. Preferibile. Non è vero, Giorgio.